sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. O Gesù Figlio di Dio, vieni in nostro soccorso. O Gesù, noi siamo qui davanti ai tuoi piedi. Siamo qui per adorarti, ma siamo qui per implorare da te aiuto e protezione contro le insidie del male. O Gesù, noi ti adoriamo in questo momento. Ti adoriamo come Figlio di Dio, ma come uomo fatto come noi. Ti adoriamo e ti benediciamo, perché per la tua santa croce hai redento il mondo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Signore Dio buono e misericordioso, a te la lode e la gloria e la benedizione. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché tu sei qui in mezzo a noi. Noi ti lodiamo con tutti gli angeli e i santi del paradiso. Ti adoriamo in questo momento. Gli occhi nostri sono fissi a te. Tu sei il nostro Dio, l'unico vero Dio. Tu sei il nostro Salvatore. Vieni e soccorrici, Signore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Il nostro cuore e i nostri sensi, perché tu stenda la mano e ci guarisca dei ricordi penosi, dalle difficoltà di cuore, ci guarisca dalle macchie che intorpidiscono, imbrattano i nostri sensi. Ecco, questa sera chiediamo al Signore la guarigione. Siamo qui sì per adorare, ma soprattutto questa sera siamo qui per chiedere la guarigione interiore. Siamo tutti malati, non si salva nessuno. Siamo tutti malati, almeno interiormente, e abbiamo bisogno di una continua guarigione, come di una continua conversione, come di una continua santificazione. Chi è santo si santifica ancora di più. Chi è convertito si converta ancora di più. Chi è guarito si guarisca ancora di più. Chi è liberato si libera ancora di più. Sono operazioni che il Signore continuamente compie dentro di noi con la sua infinita potenza, perché Egli è venuto per distruggere le opere del maligno, per distruggere il peccato e trasferirci nel regno del suo diletto Figlio Gesù, come detto appunto nel prologo agli Efesini. E tutto ciò che impedisce a noi di essere santi e immacolati, tutto ciò che impedisce di essere trasferiti dal regno delle tenebre nel regno della luce, tutto ciò che impedisce di essere lode della gloria di Dio, tutto questo è oggetto dell'attività di Cristo mediante il suo Santo Spirito in ciascuno di noi. E allora questa sera noi chiediamo al Signore la guarigione. Mettiamo davanti a Gesù in questo momento la nostra memoria. Ecco, ognuno di voi mette davanti a Gesù i propri ricordi, i ricordi penosi. Ecco, con molta attenzione, con grande concentrazione,
scendiamo insieme con Gesù e insieme con Maria, nostra madre, scendiamo nella nostra età, scendiamo così a ritroso e incontriamo dei punti scabrosi, ma procediamo avanti. Scendiamo ancora con Gesù e con Maria nella nostra adolescenza. Troveremo dei punti scabrosi dove abbiamo ricevuto ferite. Scendiamo ancora nell'età dell'infanzia, ferite lontane, piaghe ancora non rimarginate, traumi subiti. Scendiamo proprio nel momento in cui siamo venuti alla luce, nel momento in cui papà e mamma ci aspettavano o non ci aspettavano, perché eravamo indesiderati e il trauma lì è stato molto forte. Scendiamo al momento in cui fummo concepiti, in cui vivemmo 9 mesi, 7 mesi nel seno materno, i traumi della madre, tutti i rumori che sono stati attorno a noi nella vita familiare sono stati percepiti da noi, scritti come ingrammi dentro di noi. Ecco Gesù, ecco Maria nostra madre, sono nel grembo di nostra madre terrena. Di lì incomincia la nostra vita. Incomincia la grande avventura della mia vita. O Gesù, guarisci. No, non dite niente. Ditelo soltanto in silenzio. Guarisci, Signore, di tutti i traumi che ebbe mia madre e che mia madre trasmise a me. Signore, quando io sono nato, quando io sono nata, ci fu gioia in famiglia, ma può darsi che qualcuno, qualcuna, non era gioioso. O Gesù, risana la mia vita uterina, risana la mia nascita. O Maria, sta accanto a Gesù. Tu mi conosci, o Maria. In questo momento, nella luce di Dio, tu mi scruti e mi conosci. O Maria, con Gesù, risanata la mia nascita. Ecco, io cresco adesso. I primi anni. Adesso io ho paura. Adesso io mi sento scontroso. Adesso io arrossisco facilmente, senza motivo. Adesso io ho complessi di inferiorità. Ho complessi di colpa. Mi trovo a disagio in compagnia. Cerco un angolo buio dove rifugiarmi.
E poi quando tratto con gli altri sono sempre seccato. Non vedo l'ora di interrompere. Poi non ce la faccio. Non ce la faccio a compiere il mio dovere, a studiare, ad accudire le faccende di casa. Ho sempre difficoltà nel relazionarmi con gli altri. E poi, Signore, ti confesso, quest'astio con mia madre ancora non mi è passato. E poi ho paura anche di mio padre. Ho paura degli uomini. Oh Signore, io ho paura di avvicinarmi a una donna. Oh Signore, tutti questi traumi, tutti questi complessi, tutte queste difficoltà hanno avuto origine in me nel tempo della mia infanzia, della mia adolescenza, della mia educazione, nelle scuole elementari, nelle scuole medie. E poi, Signore, quando fece il primo impatto con la vita, quando mi accorsi di essere uomo, di essere donna. Signore, quante difficoltà versi 15, 16 anni, quante delusioni, quante frustrazioni. E il mio cuore è ferito, quanti ricordi penosi che mi vengono in mente, quanto asti ancora io nutro. Alle volte non mi perdono le cadute, le colpe, i peccati, non me li perdono, dico questo non mi doveva capitare. Alle volte ce l'ho con te, perché tu non mi hai protetto, perché tu non mi hai aiutato. Ce l'ho con te, oh Signore. Alle volte ce l'ho con papà e con la mamma, con i fratelli, ce l'ho con i professori di scuola, ce l'ho con gli amici, con le amiche. Signore, quante ferite, quante difficoltà, quanti ricordi penosi. Ma ecco, tu vieni, oh Signore, tu risani le mie ferite. Ecco tua madre che mi carezza, tua madre che mi dice fatti coraggio, figlia, ci sono stato sempre io, vicino a te. Non ti ho lasciato mai sola. Oh Signore, io metto in questo momento i miei ricordi penosi nelle tue mani. Non perché tu le tolgo, Signore, perché se sono fisse nella mia memoria, ma perché tu li battezzi, li cristianizzi, perché tu dei miei ricordi penosi neutralizzi ciò che è virulenza, ciò che sprizza veleno nella mia vita, perché tu cambi i miei ricordi cattivi, i ricordi buoni, perché io mi ricordi di te, delle tue grazie, mi ricordi di te, di quanto mi hai amato, quante volte mi hai salvato, quante volte mi hai guarito, quante volte mi hai accarezzato. Tu mi hai amato, Signore, ed io ti ringrazio e ti benedico.
o ci sono le ferite più recenti? Quello, Signore, che ho ricevuto nella casa di mio padre e di mia madre. Ecco, nel libro di Zaccaria io leggo: e queste ferite nelle tue mani, di dove vengono? E risponde il profeta: l'ho ricevuto nelle case dei miei familiari, nella casa degli amici. Signore, sono le ferite che noi contraiamo nel nostro lavoro. Lavoro in casa, lavoro nell'ufficio, lavoro a scuola, nel lavoro anche del gruppo, nel lavoro in parrocchia, nel lavoro in chiesa, nel lavoro nella società. Quante difficoltà, Signore, ad impostarmi, quante frustrazioni, quante volte ho dovuto chiedere e non ottenere, quante volte, oh Signore, sono stato lì per dire addio alla vita, non ne potevo più. Ma adesso, Signore Gesù, tutto è nelle tue mani, risana con il tuo amore tutte le mie difficoltà. Tu mi scruti e mi conosci, tu sei tutto di me. Abbeveremo, Signore, con il tuo latte, dammi un poco del tuo sangue, dammi l'Eucaristia, dammi la tua parola, dammi la tua carezza. Io sono il Signore Dio tuo, colui che ti ha tratto dal paese d'Egitto. Gesù, tu mi hai tratto dalle tenebre, quante volte mi hai perdonato, quante volte hai perdonato le mie mancanze, quante volte ti sei piegato su di me come buon samaritano per versare vino, versare olio per fasciarmi. Ti ringrazio di tutto questo, Signore, ma ancora questa sera io ti presento le mie ferite, quelle antiche, quelle recenti. Ti presento le mie piaghe, Signore Gesù, Vergine Madre, eccoti qui questa sera, una che ti amano, Gesù, tu sei con me, Maria, tu sei con me questa sera, ecco tu, scendi dentro di me, tu risani i miei ricordi, risana la mia memoria. Adesso sento la dolcezza delle tue mani, Signore Gesù. Sento il tuo caldo, Signore Gesù. Sento le tue mani, o Maria. Gesù, ho bisogno che tu ancora mi carezzi, che tu ancora mi risani. Tu che risani i cuori affranti, tu che guarisci tutte le ferite. Ecco un momento di sosta, lasciamo che Gesù risani le nostre piaghe, lenisca con l'olio le nostre ferite, ci fasci con il suo amore. No, è preghiera di guarigione stasera. Signore, io ti ringrazio e ti benedico, perché tu stai risanando la mia memoria, stai risanando i miei ricordi. Oh Gesù, io ti ringrazio e ti benedico questa sera,
perché sento la tua vicinanza. E adesso, figlio mio, figlia mia, io ti chiedo il cuore. Dammi il tuo cuore. Io un giorno disse, imparata da me, che sono mite ed umbre di cuore. E un giorno io feci scrivere a Paolo, abbiate gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. E tu un giorno diceste, dal cuore esce bene e male. Signore Gesù, io ti do il mio cuore. Tu hai detto, figlio mio, dammi il tuo cuore. Oh Gesù, non ti sporcare le mani col mio cuore. Figlio mio, figlia mia, le mie mani non si sporcano mai, perché le mie mani sono le mani di Dio, le mani di colui che ti ha creato. Io non ho orrore del tuo cuore, perché io sono in te. Sono venuto per risanare il tuo cuore. Ho preso su di me le tue amarezze. Ho preso su di me i tuoi peccati. Ho preso su di me tutte le tue miserie. Le ho fatte mie. Dammi il tuo cuore, figlio mio, figlio mio. Dammi il tuo cuore. Ecco, il tuo cuore è nelle mie mani. Ecco, io purifico il tuo cuore. Lascia che io purifichi il tuo cuore dai peccati. Lascia che io ti liberi da tutto ciò che ti fa male. Ecco, io ti libero, figlio mio, dalla radice della superbia. Riconosci che il tuo cuore è superbo, è duro, ma io voglio mettere la mia umiltà nel tuo cuore, la mia dolcezza nel tuo cuore. Non voglio che il tuo cuore sia superbo, sia duro, che te ne fai. Dammi il tuo cuore. Io metterò la mia umiltà. Ecco, io metto la mia dolcezza dentro il tuo cuore. Io sono il tuo Dio. E che il tuo cuore si ribella, meglio mettere la sottomissione al Padre. Padre, io vengo per fare la tua volontà. Questo ho detto quando sono entrato in questo mondo. Io fui obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Figlio mio, io metto nel tuo cuore la mia obbedienza. Tolgo tutte le tue disobbedienze. Cancello tutte le tue ribellioni. Ecco, ti circoncide il cuore. Metti i miei sentimenti dentro il tuo cuore. Sono i sentimenti miei. Ricevi i miei sentimenti. Ecco, sono io che libero il tuo cuore.
che spremo dal tuo cuore tutto ciò che sa di marcia. Quante volte, figlia mia, tu ti adiri, porti dentro il tuo cuore la rabbia che non ti passa. Tante volte non puoi dormire, tante volte sei seccato, non ridi più, non canti, sei seccato. Non sai perché, non sai con chi. Figlia mia, la mia umanità, la mia amabilità, la metto dentro di te. Smetti l'ira, smetti la rabbia, ti consuma, ti guasta il sangue, e qui io rinnovo il tuo cuore, lo rendo amabile, dolce, accostabile, ti do un cuore tenero, un cuore bello, un cuore che sente l'amore. Figlia mia, le volte passano nel tuo cuore sentimenti brutti, desideri brutti, la tua carne si ribella, il tuo pensiero vaga a destra e a sinistra e il tuo cuore desidera ciò che non ti fa bene, ma ti fa male, ciò che non puoi ottenere, ma ti fa male. Ecco, io purifico il tuo cuore. Adesso ci vedrai meglio, perché i tuoi occhi sono appannati. Un giorno ho detto, beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Tu mi puoi vedere, però vedere cose belle, cose nuove, però io purifico il tuo cuore, purifico il tuo cuore, io metto la mia purezza, il mio candore nel tuo cuore, farò scendere nella tua carne la mia quiete, la mia pace. Figlia mia, alle volte mi accorgo che tu sei invidioso, sei geloso. Ma perché sei geloso? Non hai me? Perché sei invidioso del bene altrui? Tutto viene da me. Domande a me. Il bene che vedi nei tuoi fratelli, nelle tue sorelle, viene da me. Non è di loro, è mio. E ti do in abbondanza, nuovo, a chiunque mi chiede. Non essere invidioso del bene altrui. Non essere geloso. Non vale la pena. Io valgo più che tutti i beni del mondo. Valgo più che tutti gli uomini, tutte le donne. La mia amicizia è così grande che deve bastarti. E qui io ti do la mia amicizia, ti do il mio amore. Adesso non essere più invidioso, ma abbraccia gli altri, ama gli altri, dona agli altri. Hai il dono dell'amore, ti do il mio amore. Tu sei mio amico, tu sei mia amica, tu vivi per me, io vivo per te. Vuoi essere mio amico? Vuoi essere mia amica? E allora smetti di guardare gli altri, smetti di essere invidioso, geloso,
io metto nel tuo cuore la generosità, la grandezza dell'amore. Adesso puoi guardare tutte e tutti con i miei occhi, puoi amare con il mio cuore. Tu sei mio, io sono tuo. E se mi accorgo, figlio mio, che tu desideri altre cose, oppure che tu sei ignave, sei tiepida, ti seccano tante cose, altre cose desideri e altre cose ti seccano. Il guai è che ti seccano le cose buone, ti secca la preghiera, il sacrificio, e ami invece le cose che non ti fanno bene. Sei goloso di beni, desideri la roba altrui, sei attaccato alla tua casa, alle tue vesti, a quello che hai. Bambino mio, bambina mia, tutto passa, attaccati a me. Desideri le cose eterne, le cose che non passano, e svegliati. Svegliati perché io sono con te. Dammi il tuo cuore, figlio mio, figlia mia. Io farò di te un cuore nuovo, un cuore che assomiglia al mio cuore, un cuore che prende dal mio cuore. Il tuo cuore è di pietra, ma io farò un cuore di carne, un cuore sensibile, un cuore che comprende, un cuore che ama, un cuore che soffre con i sofferenti, che gode con gli amici, un cuore dove c'è la bontà, la mitezza, l'umiltà, l'obbedienza, la gioia, la pace, l'amore. Ecco, come il mio cuore sarà il tuo cuore. Io metto un po' del mio sangue dentro il tuo cuore, ti do un cuore nuovo. Se tu vuoi, io non violento nessuno, non violento nessuno, ma se vuoi, io rinnoverò il tuo cuore questa sera. Dammi il tuo cuore e io ti darò un cuore nuovo. Un cuore nuovo. Metterò il mio spirito dentro di te. Metterò lo Spirito Santo dentro il tuo cuore. E tu tornerai a casa con un cuore nuovo, senza paure, senza nostalgie, ma con i miei sentimenti, la mia gioia, la mia pace. E con canto ti darò un cuore nuovo. Guardo ciascuno di voi, sono sceso per te, popolo mio, e sono qui in mezzo a te, Salvatore potente. Io non guardo il tuo peccato, io non guardo la tua miseria, il tuo peccato io me lo prendo su di me, ma voglio che tu mi offri il tuo peccato. Io prendo nelle mie mani le tue miserie, le tue colpe, le tue angosce, le tue paure, tutto ciò che non ti piace, dammelo a me. Questa sera voglio rinnovarti, voglio che tu esca da qua, nuovo. Ti voglio consolare, io non voglio rimproverarti. Il mio cuore si allarga di amore, di commiserazione su di te. Tu mi sei caro, io non guardo il tuo peccato,
anche che i tuoi peccati fossero molti, come quelli della rena del mare, o quanto le stelle del cielo, anche che i tuoi peccati fossero così neri come il carbone, o così rossi come il minio e la porpora. Non temere, io ti farò diventare bianco più che la neve, perché io distruggo il tuo peccato e assorbo le tue miserie. Io sono il tuo Dio, il tuo Signore. Io sono generoso, ricco di misericordia. Questa sera voglio effondere su di te uno spirito di santità, uno spirito di consolazione, di gioia e di pace. Popolo mio, vieni a me questa sera, deponi ai miei piedi tutto il male che è in te, non ti portare a casa il male, il peccato, le angosce, le paure, le miserie. Lasciate qui ai miei piedi e attingi da me l'acqua pura, il pane buono, la gioia, la pace, l'amore, il perdono.